Salve a tutti ragazzi, qui è Andres, siamo su un nuovo video di Pokémon Go. Oggi vi farò vedere qualche clip presa dal Moltres Day. Devo dire che avevo vloggato il Moltres Day, però per una incauta ingenuità i file sono stati perduti. E vai! Bene, dopo questa cosa, mi dispiace tanto, avevo promesso che vi avrei portato con me, ma mi farò perdonare e quindi cercherò di portare qualche live di Pokémon Go mentre vado in giro a catturare Pokémon oppure anche a fare raid. Scrivetemi qua sotto nei commenti se l'idea vi aggrada oppure no. Detto ciò, allora, parliamo di questo Moltres Day. Nel frattempo, alla mia destra e alla mia sinistra scorreranno delle immagini riguardanti i raid che ho fatto qua nella mia città. Allora, Moltres Day, ieri è stato un giorno particolare, ovviamente, perché c'era Moltres, l'ultimo dei tre uccelli leggendari. Pokémon tipo fuoco volante, l'abbiamo analizzato nello scorso video che lo trovate nelle schede finali, insomma. Allora, nella mia città il Moltres era potenziato, quindi lo trovavi dal 2337 al 100, se non mi sbaglio, non vorrei dire una boiata adesso, e quindi era tanta roba. Come ci siamo organizzati? Adesso vi spiego tutto, nel frattempo faccio scorrere le clip come vi ho già detto e vi parlo del mio Moltres Day e del Moltres Day nella mia città. Allora, innanzitutto noi del gruppo Pokémon Go Ride Rovigo ci siamo organizzati in due gruppi, un gruppo che andava in giro a piedi partendo dal centro, a piedi barra bici, per coloro che avevano i 5 pass gratuiti, e poi i rimanenti facevano gli altri raid. Questo gruppo, capitanato da un amministratore, da un altro amministratore che non sono io, diciamo che se l'è presa abbastanza comoda, senza correre troppo, godendosi la giornata, eccetera eccetera eccetera, stando in compagnia. Invece un altro gruppo organizzato da me ci si è trovati più verso la periferia, e da lì abbiamo organizzato auto a profusione e si cercava di fare più ride possibili nelle 3 ore. Ovviamente c'era chi anche nel mio gruppo aveva disponibilità di fare solamente 5 ride, quelli gratuiti, e non è stato un problema perché chi faceva 5 ride gratuiti era in un gruppo, chi non li faceva era in un altro gruppo, e quindi ci siamo, li ho suddivisi in questo modo. Vi porto la mia esperienza per farvi capire come ci si può organizzare in futuro, e quindi ci siamo organizzati in questo modo. Ovviamente ho chiesto prima di tutto disponibilità a chi ha la macchina, se poteva far macchina, se poteva portare su gente, e soprattutto quanto rimaneva, che è una cosa importante. E quindi ci siamo organizzati sostanzialmente per i primi 5 ride, 5 pass gratis. Abbiamo avuto ben 11 auto con minimo 3 persone ciascuno, per cui è veramente tanto. Tante persone sono venute anche da fuori Rovigo, anzi li ringrazio, e sono venuti da Rosolina, da Copparo, da Lindinara, vabbè, insomma tutti
paesi limitrofi, ma comunque che distano anche un bel po', tipo Rosolina che dista un bel po' da qua. 11 macchine che si sono trovate appunto nel luogo stabilito. Queste 11 macchine ovviamente sono state organizzate, come ho già detto, in base alla disponibilità di ride pass, ma cercando anche di mettere assieme gente che si conosce per stare un attimo assieme, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, detto ciò, una volta arrivati nel luogo, una volta arrivati nel punto di ritrovo, ovviamente ci sarebbe stata bene la foto di rito, che non si poteva fare perché c'erano delle funzioni religiose in corso, purtroppo. E quindi bisognava avere del rispetto verso queste cose. Detto ciò, ovviamente non ci siamo trovati alle 11, orario in cui il Moltres usciva, ma ci siamo trovati 20-25 minuti prima, in modo tale da spiegare a tutti come funziona, come ci siamo organizzati e soprattutto ci siamo suddivisi in modo tale da avere già un'idea su che auto andare. E quindi ho fatto l'appello, gli ho detto dove dovevano andare, in che macchina dovevano andare, e loro si erano già fatti un'idea di dove andare, e gli ho detto anche chi guidava, che così almeno avevano un punto di riferimento. Questo tutto nei primi 20 minuti. Ovviamente hanno anche fatto l'appello per vedere se mancava qualcuno, solamente una persona è mancata, se non erro, che non ha nemmeno avvisato, per cui vabbè, insomma, lasciamo stare queste cose. Detto ciò, una volta arrivate le 11, si è partiti subito con i ride. Abbiamo subito fatto la prima palestra di Moltres. Dopodiché, come già detto, dopo i primi 5 ride, 5/6, ci siamo divisi, perché chi aveva i 5 pass premium li aveva esauriti e quindi se ne tornava a casa proprio, o comunque si distaccava dal nostro gruppo. Fatto sta che siamo partiti in ben 35 persone. E alla fine siamo rimasti in 11 riducibili. 11 riducibili che sono rimaste lì tutte le 3 ore. C'è, cioè, chi ha guidato per 3 ore, è sceso, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi li ringrazio anche qui. Non solo, l'ho già fatto ieri per messaggio, però li ringrazio anche qui. Ma soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, nella macchina organizzativa, in ciò che ho organizzato. Ringrazio Nucci, Tano1306, Marco Amepoche, Termi Simulator, Jovez, Shelandra, Lady Panino, Pane90, Rebeside89, Elementalex, Pietro Marwak, Ironteo, Secrecy, Lyricoil, Morici46, Edoardo Manz, Morettus, Marco Lazzari, Marco Lazzari 2, F3X3D, Lazzapoc, Emda, Astrid, Mickey Bress, Stefano B06, Universal Look, Vertical XXX, Marco 2311, Lorenzo 99, Jack, Varesa, Tony Cockart, Eugenio, HZ4E Zanic, Tano 13X, Ale Chess, Sono Stufo 99, Moricic 10, Andrea Giulia, Chiara Pre, Al Boschi, Admiral, Luzzo Kill 7, Bullying Grappa, Simo e Mickey 10, Roadblock 98, Sorpillo, Sir Isaac Nagle, Iron Neptune, Marco Lazzari Junior, Vertical YYY, Coppez, Newgate, Michiko ed Emi Chan. In tutto 54 account per 35, per 30, 35 persone che hanno creduto in questa macchina organizzativa, che sono venuti, che si sono divertiti, e alla fine
gli irriducibili, diciamo così, sono andati a mangiare al Mac, hanno fatto qualche scambietto, avevo anche vloggato per sentire impressioni, pareri, eccetera eccetera, ma è cancellato tutto, vabbè, lasciamo stare questa cosa. Detto ciò, che dire ragazzi, come è andato a finire il mio Moltres? Questa è la cosa più importante, ma adesso vi faccio vedere come è finito. Ecco qui ragazzi, non so se si vede, spero si metta a focus. Ok, come potete vedere, no, l'Arbitar, questi sono i miei Moltres, di cui quelli cliccati tra i preferiti, quelli con la stellina, cioè 1, 2, 3, 4, 5, ben 5 Moltres sono shiny. Quindi ragazzi, abbiamo fatto 25 raid. Ci sono, per la mia città sono veramente tanti, perché la mia città sono 21, ci sono 21 palestre. Non c'è paragone ovviamente con città grandissime come Roma, Milano, Torino, Napoli, dove si trovano le palestre ogni due metri, e lì sicuramente avranno fatto di più rispetto a noi, però noi abbiamo fatto il possibile, 25 palestre sono veramente tante. Siamo andati anche al di fuori di Rovigo per cercare di farne il più possibile, e 25 sono una in più rispetto a quello che abbiamo fatto per l'Articuno Day, quindi siamo stati veramente bravi, sono stati tutti bravi. 25 raid in 3 ore sono tanta roba, di più non si poteva fare. Il risultato è stato che ho trovato 4 Moltres shiny, come potete vedere. Non ho trovato un Moltres decente, solo al 93%, che è veramente poco, infatti mi rode molto la cosa, però fa lo stesso, c'è chi non l'ha trovato. E scrivetemi qua sotto se avete trovato lo shiny o il 100 oppure no, mi scrivete hashtag shiny o hashtag 100 se l'avete trovato. Ma soprattutto voglio sapere, siccome il mio amico, che mi dispiace tantissimo, che ha fatto 25 raid e non ha trovato neanche uno shiny, è pazzesco veramente. E soprattutto scrivetemi qua sotto se non avete trovato lo shiny, e soprattutto se volete qualche shiny magari scrivetemelo, visto che ne avrei 4 a disposizione da scambiare, per cui io non avrei problemi a scambiarvelo. Basta che ci sentiamo in M via messaggio privato, oppure mi seguite in Instagram e mi mandate un messaggino, ed è tutto più facile. Quindi ragazzi, questo Moltres Day è andato veramente bene, sono molto soddisfatto, spero che anche per voi sia stato un'esperienza soddisfacente, e quindi, attendendo nuovi video, io ora vi posso anche salutare. Ciao a tutti ragazzi.